Buongiorno. Oggi è giovedì 22 dicembre 2022. Dai, ci prendiamo un po' di tempo insieme per chi può, naturalmente in diretta oppure in differita. Nell'angoscia dell'anima mia, io ho gridato a te e tu sei venuto e mi hai tirato su. Nelle tenebre che erano attorno a me, tu sei venuto e hai acceso la tua luce nel mio cuore. Il nemico che mi aveva circondato e pensato di distruggermi, non lo vedrò mai più. Ogni arma che è stata formata contro me, nessun male mi farà, non prospererà, perché io so che il mio Redentore vive. Sì, io so che il mio Redentore vive. Non importa ciò che mi accadrà, ciò che mi succederà, perché io so che lui mi libererà. So che ogni cosa che succede si trasformerà per il mio bene nella vita mia, e che nessuna cosa potrà mai più separarmi dall'immensità del suo amore che ha per me. Per glorificare il mio Signore e onorare il suo nome. E se succederà qualcosa che io non comprenderò, tra le braccia sue io mi arrenderò, perché io so che il mio Redentore vive. Sì, io so che il mio Redentore vive. E non importa ciò che mi accadrà, ciò che mi succederà, perché io so che lui mi libererà. Ciò che mi accadrà, ciò che mi succederà, perché io so che lui mi libererà.
libererà. Perché io so che lui mi libererà. Quando guardo alla croce vedo solo il tuo amore, non mi basta la voce, parla solo il mio cuore, riesco solo a pensare che quello che hai fatto è per me. Quando guardo alla grazia vedo solo salvezza, le tue mani distese per donarmi ricchezza, riesco solo a cantare queste poche parole per te. A me, assaporare l'alito tuo e perdermi tra le braccia tue, oh mio Gesù, soltanto tu riesci a capire il cuore mio. Hai fatto di me la casa di Dio, perché la vita con te sì è pura armonia, oh mio Gesù, soltanto tu. Quando guardo alla croce vedo solo il tuo amore, non mi basta la voce, parla solo il mio cuore, riesco solo a pensare che quello che hai fatto è per me, proprio per me. Quando guardo alla grazia vedo solo salvezza, le tue mani distese per donarmi ricchezza, riesco solo a cantare queste poche parole per te. Assaporare l'alito tuo e perdermi tra le braccia tue, oh mio Gesù, soltanto tu riesci a capire il cuore mio. Tu hai fatto di me la casa di Dio, perché la vita con te è pura armonia, oh mio Gesù, soltanto tu, oh mio Gesù, soltanto tu. Thank you.
Misura, è scritto nel Vangelo di Giovanni che lui dà lo Spirito senza misura. Non è vero che lui ci dà una parte,
Lui non ci ha mai dato una parte. Lui ci ha sempre dato ogni cosa che appartiene a Lui. Siamo eredi di Dio, coeredi di Cristo, non di una parte, ma di tutto, da poter sperimentare in questa vita, da poter sperimentare ogni giorno della nostra esistenza. Alleluia. Italia, sorge e risplendi perché la tua luce è giunta e la gloria dell'Eterno si è levata su di te. La tua
luce risplendi, perché la tua luce è giunta, la gloria dell'Eterno si è levata su di te. Italia, sorge e risplendi, perché la tua luce è giunta e la gloria dell'Eterno si è levata su di te. Italia, noi ti benediciamo. Ti benediciamo come un sol popolo. Ti benediciamo. Benediciamo tutti i tuoi abitanti, Italia. Benediciamo la tua terra, Italia. Benediciamo il tuo governo, Italia. Il tuo governo umano, lo benediciamo. Benediciamo ogni cosa che riguarda questa nazione, le persone. Benediciamo la tua famiglia, Italia. Benediciamo la tua economia, Italia. Benediciamo la tua prosperità. Benediciamo la tua apertura di cuore, Italia. Benediciamo i tuoi occhi che si aprono, le tue orecchie che si aprono, Italia. Benediciamo ogni parte di te, spirito, anima e corpo, terra, mente, finanze. Italia, ti amiamo e proclamiamo il nostro amore per te, il nostro amore incondizionato per te, Italia. Sorge e risplendi ancora, questo tempo tu, Italia, la tua luce è giunta, la gloria si leva su di te. Amen. Alleluia. Alleluia. Abbiamo bisogno di benedire la nostra nazione sempre di più, sempre di più, sempre di più. Abbiamo bisogno di vedere la nostra nazione come se fosse una persona sola, così come leggiamo nella scrittura. Quando Dio guarda e guardava verso Israele, lo vedeva come una sola persona, come un solo uomo, come una sola persona, meglio dirlo così. E quando parlava di Israele, parlava come se fosse ad una persona, non come se fosse l'insieme di tante, che chiaramente lo sono. Però questa credo che sia una rivelazione che ognuno di noi deve afferrare. Dio era legato, compromesso in senso buono naturalmente, con un patto al popolo e alla terra, al popolo e alla terra, alle persone e alla geografia letteralmente di quella nazione. Quindi quando lui parla alla persona Israele come se fosse una sola persona e alla sua terra. Ed è importante che noi comprendiamo questo e che lo riceviamo. Quando lui guarda verso l'Italia, lui guarda verso l'Italia come se fosse una persona. Quando parla all'Italia, parla come se fosse una persona. Quando ama l'Italia, la ama come se fosse una persona. L'Italia è il figliol prodigo che deve tornare a casa. E parla alla terra, è legato alla terra, ha un patto con la terra. Quindi quando guardiamo l'Italia, guardiamo non soltanto la nostra città, non soltanto le regioni, ma guardiamo a tutto l'insieme come se fosse un solo pezzo di terra, per quello che è, solo che i nostri confini geografici a volte portano una divisione, una separazione nel nostro modo di vedere le cose. Vediamo l'Italia in maniera federale quasi, ma dobbiamo vedere l'Italia nel suo insieme, il pezzo di terra, la terra italiana, la nazione italiana,
e dobbiamo benedire l'Italia come se fosse una persona e la sua terra, il luogo dove questa persona vive, la terra nella quale abita. All'Eterno appartiene la terra e tutto ciò che è in essa, dice il Salmo 24. Sì, Salmo 24. Volevo parlare di un'altra cosa, ma sento di parlare di questo perché è un periodo che sono talmente concentrato su questo progetto, su questa visione. All'Eterno appartiene la terra e tutto ciò che è in essa, il mondo e i suoi abitanti. La terra, tutto ciò che è in essa, il mondo e i suoi abitanti. E quando parla, parla in maniera specifica. Leggevo stamattina proprio Isaia 62, dove c'è ancora di più questa rivelazione bellissima. Dice: sarai una splendida corona nella mano dell'Eterno, un diadema regale nella palma del tuo Dio. Non sarai più chiamata abbandonata, nella tua terra sarà più detta desolazione, ma sarai chiamata la mia delizia in lei, e la tua terra maritata, perché l'Eterno trova piacere in te e la tua terra avrà uno sposo. Perciò come un giovane sposa una vergine, i tuoi figli sposeranno te. E come lo sposo gioisce per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. E non a caso subito dopo è scritto: sulle tue mura, Gerusalemme, ho posto delle sentinelle che per tutto il giorno e tutta la notte non taceranno mai. Voi che ricordate all'Eterno le sue promesse, non state in silenzio e non dategli riposo finché non abbia ristabilito e reso Gerusalemme, la Gerusalemme come città, come terra, come popolo. Gerusalemme, la lode di tutta la terra. Quando pensiamo alla nostra nazione, quando preghiamo per la nostra nazione, cerchiamo di pregare, cerchiamo di vedere la nostra nazione come se fosse una sola persona. Mi è sempre colpito questo passo dove dice: perciò come un giovane sposa una vergine, i tuoi figli sposeranno te. Abbiamo veramente bisogno, come figli dell'Italia, di sposare la nostra nazione e di sposare la nostra terra, di sposare il nostro popolo, di sposare l'idea dell'Italia, l'immagine dell'Italia, la terra dell'Italia, la cultura dell'Italia, sposarla per poterla portare al Padre, farla nostra per poterla portare al Padre. Questo è qualcosa che sono convinto che darà un grande impatto, una grande forza alle nostre preghiere, alle nostre intercessioni. Col Salmo 2, dai, Salmo 2, in maniera particolare il versetto 8, che dice così: chiedimi ed io ti darò le nazioni come tua eredità e le estremità della terra per tua possessione. È possibile chiedere a lui una nazione? È possibile chiedere a Dio nostro Padre: dammi l'Italia, dacci l'Italia? Questo è quello che lui ci chiede di chiedergli, questo è ciò che lui ci incoraggia a chiedere a lui, con una visione nazionale, con una visione ampia, non ristretta semplicemente alle nostre comunità, ai nostri gruppi di preghiera, che sono importanti, hanno la loro importanza, ma se non sono inseriti in un contesto nazionale non hanno alcun senso. Chiedimi ed io ti darò le nazioni come tua eredità e l'estremità della terra per tua possessione. Dice la Bibbia che siamo eredi di Dio e coeredi di Cristo, e quindi possiamo reclamare nella nostra eredità anche la nostra nazione. Dice Paolo una cosa molto forte. Vediamo se trovo dove è scritto. Vediamo se trovo dove è scritto, nella lettera ai Corinzi.
Sì. No. Che brutto quando non si trovano le cose. Se ho la mia Bibbia, sì. Ok. Ok. È Paolo che scrive queste parole bellissime in Prima Corinzi, il capitolo 3, il versetto 21. Perciò nessuno si glori negli uomini perché ogni cosa è vostra. Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, le cose presenti e le cose future, tutte le cose sono vostre e voi siete di Cristo, Cristo è di Dio. Ci credete che Paolo dice, ci potete pensare che Paolo dice, il mondo è vostro. Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, le cose presenti e le cose future. Chiediamo a lui l'Italia. Chiediamo a lui questa parte del mondo, questa parte del nostro pianeta, perché è qualcosa che ci è stata data in eredità. Italia, sorge e risplendi, perché la tua luce è giunta e la gloria dell'Eterno si è levata su di te. Abbiamo avuto dei cambiamenti nelle date, le ho appena pubblicate, se qualcuno vuole sapere magari mi può scrivere nella mail. Il prossimo appuntamento che avremo per il progetto di Italia Sorge e Risplendi sarà il 21 gennaio a Trento, ok? Dalle 17 alle 20. Una buona giornata a tutti quanti e dai, tifiamo sempre Italia, sempre. Ciao a tutti.